Oggi siamo nel capitolo sesto del Vangelo di Luca. Sempre Gesù è attorniato da questa folla di gente che chiede aiuto e attenzione. E a questa folla Gesù dice così: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio». Che frase fuori moda, fuori contesto oggi. Oggi è beato chi ha, è beato chi ha potere, è beato chi ha salute, è beato chi ha successo. Come avranno reagito le persone, quelle persone che ascoltavano Gesù? Magari quel contadino che aveva perso la terra, quella mamma che aveva perso il figlio, quella giovane che aveva perso il suo amore. E possiamo chiedere a Gesù: ma Signore, perché dici beati i poveri? E quanti poveri ci sono oggi al mondo? Perché li dici beati? E immaginiamo Gesù che risponda: amico mio, non so spiegartelo il perché, ma sono sceso dal mio trono regale e mi sono seduto in mezzo a loro. Ho ascoltato i loro lamenti, ho asciugato le loro lacrime e ho scelto di camminare con loro. Questa è la mia scelta. Per questo dico beati voi poveri, perché finalmente potete toccare, sentire e ascoltare un Dio che ha scelto di stare dalla vostra parte. Forse poi insieme possiamo costruire, insieme a tutti, un mondo di giustizia e di fraternità. E poi l'altra frase: guai a voi ricchi, perché avete ricevuto la vostra consolazione. Signore, hai una faccia tosta a dire oggi alla nostra società consumista: guai a voi ricchi, quando sempre di più la ricchezza si concentra in mano a pochi. Forse lo dici perché la ricchezza chiude il cuore delle persone, chiude il loro amore e non permette la ricchezza di guardare all'altro con l'occhio di fratello e sorella. Buona domenica.